Non andartene, per favore. Perché vuoi che rimanga qui? È successo qualcosa? No, niente. Parliamo un po'. Parlare di che cosa? Soprattutto di noi. Non credi che sia un po' troppo tardi, Leonela? No, non mi pare, sono appena le 10:30. No, no, io non volevo riferirmi all'ora, ma al momento. Non deve mai essere troppo tardi per risolvere la nostra situazione e fare in modo che il nostro matrimonio funzioni. Fare in modo che il nostro matrimonio funzioni. E in che senso? Ecco, insomma, che funzioni in tutti i sensi. Io credo, Pedro Luis, che questa nostra situazione potrebbe riflettersi sul bambino. Sì, Pedrito potrebbe rendersi conto inconsciamente di quello che ci sta succedendo. Tu sai perfettamente che i bambini hanno una sensibilità particolare nel captare certe cose. E se continuiamo così, Pedrito potrebbe risentire di questa situazione. E alla fine chi pagherà le conseguenze di tutto quanto, della nostra infelicità, sarà lui. Perché non gli stiamo dando la pace e l'armonia che si dovrebbe respirare in una vera famiglia. Tu mi capisci, non è vero? Pedro, è una cosa naturale. Io esigo il meglio per mio figlio. Com'è importante adesso per te tuo figlio, vero Leonela? Certo. È la prima cosa al mondo per te. L'unica che ami. Io, Pedro... Va bene, mi sta perfettamente bene. Mi fa piacere che sia così. Sì, dopotutto è così che dovrebbe essere. Non preoccuparti. Non ho intenzione di essere geloso, per carità. Anche se io non ho mai ricevuto la parte di amore che un marito dovrebbe ricevere o che si suppone dovrebbe ricevere da sua moglie. Però adesso possiamo fare in modo che dobbiamo cercare di... Non preoccuparti, Leonela. Ti prego, non preoccuparti tanto. Ti assicuro che possiamo evitare quello che tanto temi. Possiamo fingere e recitare bene la commedia davanti al bambino perché lui non si renda conto di quello che sta succedendo. Perché pensi che i suoi genitori si adorino e siano felicissimi. Io... Per questo ti chiedo di scusarmi. Di scusarmi quando io ti abbraccio e ti bacio in presenza del bambino. Non reagire male, perché purtroppo sarò costretto a farlo molte volte. Però sai perfettamente che si tratta di gesti teatrali. Pedro Luis. E spero che tu troverai la forza di sopportarlo. Sì. Senti, Pedro Luis. E cerca di recitare bene la tua parte nella commedia. Ricevi volentieri tutte queste dimostrazioni di affetto, va bene? Noi siamo sposati. E io vorrei veramente che... Che... Che cosa, cara? Che... Ecco... Che tutte le cose di cui hai parlato non fossero una finzione. Che... Non so come dire. Avanti. Continua. Per favore, non rendermi le cose difficili. Tu dovresti già sapere tutto quello che sto cercando di dirti.
E così sei sicura che stanotte Leonella e Pedro Luis risolveranno finalmente i loro problemi? Certo, ne sono convinta, Selenia. È proprio quello che padre Amado ha consigliato a Leonella. Ah, Marta. Marta, speriamo bene. Senti, Leonella, non puoi lasciarmi così ad aspettare. Non ho intenzione di indovinare quello che vorresti dirmi. Davvero? Non hai capito? Mi sembri un po' disorientata. Pedro Luis. Devo andarmene, Leonella. Hai davvero intenzione di uscire? Sì. A quest'ora? Vedi, ho un appuntamento e rientrerò molto tardi. Non andare. Non andare. Mi dispiace, ma non posso far aspettare questa persona. Organizza le tue idee e domani ne riparleremo, sì? Ah, buonanotte. No me detengas más y suéltame y no te extrañes que en tu presencia se me escape el nombre. Sai una cosa? Mi dispiace molto non averti portato fuori stasera. Sono sicuro che avevi voglia di uscire un po', non è vero? Non importa, amore mio. Preferisco restare qui con te, in questa intimità. Va bene, d'accordo. Però domani ti prometto solennemente che ti porterò dove vuoi. Ecco cosa mi piace di te. Che cosa? Che non mi nascondi. Beh, non sarebbe giusto da parte mia. Tu mi stai dando il meglio della tua vita e cerchi di rendere piacevole la mia. Perciò devo esserti riconoscente. Sai una cosa? Mi piace poter soddisfare tutti i tuoi desideri. Voglio che tu stia bene con me. Che ti senta felice accanto a me. Ti piace? In definitiva, è questa la vita, Pedro Luis. Una ricerca eterna della felicità. Qualcosa che tutti vorremmo raggiungere. È molto difficile trovare la felicità completa. Ci riusciamo solo in qualche momento. Però sono momenti meravigliosi. Adesso devo andare. E perché, amore mio? Non hai detto che stai bene con me? Sì. Non sei felice? Sì. Allora, se questo è vero, perché non possiamo prolungare ancora questo momento di felicità? Vedi, è che... No, che amore io... mio, perché vuoi andare via proprio adesso? Ti prego, non andare. Nessuno ti aspetta. Resta questa notte con me. Resta qui, Pedro Luis. Avanti, amore mio. Dimmi di sì. Sì. No,
non mi dire che stiamo mettendo a posto il locale. Ci ha aiutato anche Manau, veramente. Buongiorno, Hilda, come stai? Buongiorno, dottore. Ah, senta, questo signore la stava aspettando. Sì, l'ho incontrato nella sala d'aspetto. Senti, Hilda, voglio dirti una cosa. Tutte le volte che viene questo signore, fallo accomodare subito nel mio ufficio. Sì, signore, perché lui è come se fosse mio padre. Non è vero, Cayetano? D'accordo, dottore, le chiedo scusa. No, no, signorina, non si preoccupi. Va tutto bene, Pedro. Lei si è comportata come una segretaria perfetta. Io sono una persona No, no, tu non sei una persona come tutte. Sei come un padre, un fratello, un amico. E per questo non voglio che tu faccia anticamera, va bene? Non devi farlo. Bene, le prometto che non succederà più. Volete una tazzina di caffè? Questa è una magnifica idea, Hilda, magnifica. Tu mi sei sempre piaciuta per questo. Allora, con permesso, vi servo subito. Vai pure. Grazie. Vai. Allora, grazie. Cayetano, vieni, siediti, ah, siediti, sì, avanti. Allora, mi dicevi che avete dovuto verniciare tutte le pareti? Eh sì, è incredibile. Ascoltami, Pedro, sono venuto qui per farti il rendiconto di tutta la situazione. No, 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 questo... nessun rendiconto, Cayetano. Ma mi come? Offendo. No, quel negozio è tuo e io non voglio avere niente a che fare con il commercio. A proposito, ho preparato un documento che dovresti firmare per legalizzare il passaggio di proprietà, va bene? Leggi, leggi pure. Allora, che te ne pare? Mi sembra tutto a posto. Ti confesso che sono molto emozionato. E firmo qui? Sì, lì, lì, lì. Ecco, sull'ultima riga, bene, perfetto. Ecco, grazie. Non so dirti quanto ti sia riconoscente. Ecco, non trovo le parole. Ma non devi essere assolutamente riconoscente, Cayetano. Tu hai fatto molto per me. Avanti. Raccontami adesso, raccontami. Come va? Bene, Pedro, fra poco il locale sarà pronto. Lo abbiamo trovato in condizioni disastrose, era ridotto male, però con l'aiuto di Manaue, di Tibisai e anche con l'aiuto di un tuo amico. Chi? Trino. Di Trino? No, non è possibile. Trino nel tuo locale, Cayetano. Non so proprio come fai a fidarti di lui, accidenti. Ma sai come lo chiamavano? No. Terremoto. Terremoto? Sì, chissà cosa avrà combinato. No, 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 Pedro, non mi posso lamentare. Abbiamo dovuto forzare un po' i tempi, però penso, spero che con l'aiuto di Dio fra qualche giorno sarà tutto pronto, vedrai. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, tu? Bene. Ieri sono passata, ma non c'era nessuno. Eravamo andati tutti al locale. Ah, sì? Quale locale? Una tavola calda che sta per aprire Cayetano, il papà di Tibisai. Noi siamo andati ad aiutarlo un po'. E figurati, oggi sarò costretto a pranzare da solo perché Tibisai si è dedicata completamente al papà. Oh, bene, bene. Sono sicura che si divertirà molto, non credi? Beh, sì. Oh, ma guarda, questo lampadario l'ha scelto tua moglie. E tu come lo sai? Pura intuizione. Sì, sì, appena l'ha visto se n'è subito innamorata. Sì, certo. Mi dispiace molto, Manaue, ma purtroppo ha un gusto orrendo. Orrendo, sì. Beh, certo, è proprio per questo motivo che voglio che si raffini, sai, perché... Veramente dovrei tirarle le orecchie, perché lei dovrebbe essere qui a studiare invece di andarsene in giro, capisci? Certo. Vedi, io sono contento che aiuti Cayetano, però non mi piace che perda tutto il suo tempo con lui, rinchiusa in quella tavola calda. E adesso vado subito a prenderla. Vuoi che ti accompagni? Lo faccio volentieri. Ah, sì, vuoi? Va bene, grazie. Andiamo allora. Andiamo. Non riesco ancora a crederci. Non è successo niente. Niente. Nemmeno con la camicia da notte nera. Nemmeno con la camicia da notte nera. Allora cosa è successo? Niente. Se n'è andato. A quanto pare aveva un appuntamento importante. E poi lo sai, i suoi clienti sono sempre importanti, no? Sì, lo so. Certo, mi pare chiaro. Un avvocato come lui. Sono sicura che si tratta di una nuova causa penale. Ne sono sicura. Davvero, Maruca? Che guaio. È già tardi e non ho ancora sistemato lo studio. Per questo motivo sei molto preoccupata, vero? Beh, un pochino. Comunque, avevo preparato il divano per il signor Guerra, ma lui non ha dormito qui. Ah, devi smetterla con questo tono malizioso. Non c'è malizia, non ti sta mai bene niente di me. La verità è che sei molto maleducata. Maleducata sei tu, Maruca, che vedi sempre intenzioni cattive in quello che faccio, anche se non ci sono. Senti, Sarita, vuoi sapere come stanno le cose? Con me non la spunti, hai capito? E che succede? Che sta succedendo qui? Che cosa succede, eh? Ehi, Maruca, credi forse di farmi paura? Secondo me dovresti Basta tagliarti così, quella lingua, Maruca, perché io... Silenzio, capito? Va bene? E anche tu devi fare silenzio, eh? Che non succeda mai più. Non credi che sia troppo dolce? Oh, no, Leonella.
Grazie. Grazie. Ah, Leonella. Non faccio altro che pensare a quello che mi hai detto. È stato davvero così. E tu, niente. Niente, zio. Era così freddo con me. Io ho cercato di provocarlo, sai? Ma lui nemmeno se ne è reso conto, o non ha voluto rendersene conto. Sì, tesoro mio. Marta e io eravamo così felici, credevamo che tutti i tuoi problemi si fossero finalmente risolti. Oh, no. A proposito, Marta ha fatto visita a padre Amado. Ciao, Selenia. Ciao, Leonardo. Ciao, Eliza. Sta per cominciare la lezione. Quando quel gruppo avrà finito, toccherà a noi. D'accordo, sì. E ci vediamo dopo. Rice, per favore, aspetta un momento, Con permesso. Ho bisogno di un favore. Controlla il mio peso e le mie misure. Credo di essere aumentata di qualche chilo, capito? E allora ho paura. Va bene, andiamo. Aspetta un momento, vengo subito. Leonella, io vado con Rice a controllare il peso, va bene? D'accordo. Ciao, Leonella. Perché quel viso così triste? Oh, scusa, non dovevo farti questa domanda. Ah, è un vero peccato che tuo marito abbia già preso il volo. Cosa vorresti dire? Non lo sapevi? Ho visto Pedro Luis in ottima compagnia. Ma davvero? Non ti interessa sapere con chi era? Davvero non sei neanche un pochino curioso di sapere con chi ho visto tuo marito? Nemmeno dove o com'era lei? Non mi fai nessuna delle domande di prammatica in casi simili? Fatti coraggio, Leonela. Metti l'orgoglio da parte. Oltretutto siamo fra donne, mia cara. E tutte e due stiamo combattendo per la stessa causa. Abbiamo entrambe il nostro cuore infranto dallo stesso uomo. Tanto per cominciare, non mi risulta affatto che tu abbia un uomo in comune con me. Cara, sei proprio una donna egoista. E seconda cosa? Hai la memoria corta. E seconda cosa, io non ho il cuore infranto da nessuno, è chiaro? E proprio non ti importa che tuo marito ti tradisca con un'altra donna? Beh, mio marito va spesso a delle cene di lavoro per incontrarsi con i suoi clienti. Cene di lavoro? Tuo marito lavora cenando in un noto ristorante di lusso, a lume di candela, da solo con una giovane donna? Quella donna sarà stata una sua cliente. Però che avvocato moroso tuo marito, perché a me veramente sono sembrati due romantici innamorati. Si guardavano negli occhi, si tenevano sempre per mano. Erano tanto teneri. E per farti un quadro più completo, cara Leonella, lei era molto bella. Si vedeva che era molto innamorata. E per quello che riguarda lui, si leggeva nei suoi occhi una vera e propria adorazione. Convinciti, Leonella. Noi due siamo state escluse dal gioco. Questa mano l'ha vinta un'altra donna. È tutta qui l'informazione? Sì, ed è gratuita. Non vale neanche un soldo per me. Credevo che ti avrebbe fatto piacere sapere che cosa fa il tuo maritino quando è fuori casa. Sarà, ma con me lui è sempre stato molto affettuoso. Sei proprio ingenua, Leonella. E tu sei una strega. Che ingrata, dovresti ringraziarmi invece per averti fatto il favore di informarti. Perché sai bene che le ultime a sapere dei tradimenti dei mariti, delle loro infedeltà coniugali, sono sempre state quelle povere ingenue delle mogli. Che strano, forse non sanno che basterebbe chiederlo a te. Tu non credevi che sarebbe successo così presto, non è vero? Hai già fatto qualche conticino? Hai idea di che cosa significa? È una sola settimana che siete sposati, una sola settimana. E il tuo maritino ha già un'altra donna che gli scalda il letto. Devo dartene atto. Il tuo è un vero record, Leonele, un record difficilmente battibile.
No, non dirmi quanto peso, per favore, Rice. Quanto? 54. Che orrore, che orrore. Sono ingrassata di 2 chili. Raisa, sai qual è il mio guaio? Che quando sono nervosa non faccio altro che mangiare, mangiare. Bene, sai cosa devi fare ora? Una dieta. E non saltare i tuoi esercizi neanche per un solo giorno. Senti, ma per quale motivo sei così nervosa? Ah, Raisa, mia cara, è meglio non parlarne neanche. Guarda, sta venendo Leonella, torno subito. Selenio, ricordati che devi fare ancora la cicletta. Sì, sì, certo. Tesoro, senti. Lo sai che sono ingrassata? Di 2 chili sono ingrassata. Adesso sono condannata a mangiare carne e insalata almeno per un mese. Vieni con me a fare la cicletta, Leonella. Sì, io voglio andare via. Cosa ti è successo, Leonella? Amanda mi ha detto che Pedro Luis ha una relazione con un'altra donna. Con un'altra donna? Da quando? Non lo so, non lo so. Chi è questa donna? Non ha saputo dirmelo. Però io ho un sospetto. È sicuramente lei. È lei, Nieves Maria. Leonella. Non è facile vivere da sola, Nelson. O almeno non per me. Io non ero abituata a farlo. Quando ero a Coro avevo la mia famiglia. Era molto numerosa, avevo tanti zii e cugini. Tutti quelli del quartiere erano miei buoni amici. Si stava sempre insieme. Formavamo tutti un'unica famiglia. Dopo, quando sono arrivata qui e ho sposato Rafael, la sua famiglia mi ha accolta a braccia aperte. Sono stati tanto buoni con me. Eravamo in tanti, 7. Eravamo 7 persone, quasi una folla. Ci sedevamo tutti a tavola e parlavamo, ci confrontavamo, discutevamo. Perché anche questo era bello, discutere. E uno si abitua a soffrire insieme, a dare. Sì, sì, certo, capisco cosa intendi dire. Ti ho capita. Quando esco dalla clinica e rientro in questa casa, tutta questa solitudine mi pesa molto. Per questo non ci sei quasi mai. Sono salito e ho bussato alla porta, però non mi ha risposto nessuno e allora sono sceso e ho aspettato che tu rincasassi. È che a volte cerco di rimandare questo momento. Perché quando apro la porta, io trovo solo tutto questo grande vuoto. E la mia solitudine. Non c'è nessuno che mi stia aspettando. Solo il vuoto. Non ho nessuno. Nessuno che mi viene incontro con un sorriso, Nelson. Sei stata tu a scegliere questa vita, Nieves Maria. Se lo volessi, avresti tanto affetto o compagnia. Devo andare a vedere... No, rimani qui, per favore. Il caffè può aspettare ancora un momento. Nelson, io ti sono grata della... No, non dire questo, per favore, non ringraziarmi di questo, Nieves Maria. Io non lo faccio perché tu mi dica grazie. Però è che io... Senti, Nieves, io non ti parlo mai dei sentimenti che nutro per te, perché tu li conosci e non voglio neanche crearti dei fastidi, Nieves, devi credermi. Nelson, ascolta, io... Voglio dirti solo che ti amo e tu lo sai. Tu sai bene quello che provo per te. Senti, Nelson... Purtroppo la realtà, Nieves Maria, è che ti sei ciecamente incapricciata di Pedro Luis. No, non è un capriccio. Però la verità è questa, Nieves Maria. Senti, quando una cosa non si può avere, quando non funziona, quando ci si fissa su una cosa, ne risulta solo un'ossessione, un capriccio. Perché non accetti la realtà? Pedro Luis non ti desidera, il tuo è un amore impossibile. Lui non è felice neanche con Leonele. Il loro matrimonio è stato un vero fallimento. Non l'hanno neanche consumato. Anche se le cose... E loro finiranno con separarsi. Nieves Maria, dammi ascolto, per favore. Pedro Luis non ti ha mai considerata come donna. È questa la verità. La verità? Questa è la verità, te l'assicuro. Lui ti vede solo come una sorella e ti ama come una sorella. Nutre dell'affetto, ti tiene in considerazione. Forse un'altra donna potrebbe risvegliare in lui dei sentimenti adesso, ma non sarai tu. Sono due cose molto diverse. Mi stai facendo del male. Ti chiedo scusa, mi dispiace, Nieves. Per favore, perdonami. Ci sono tantissimi uomini che si innamorerebbero di te, ma Pedro Luis no. Oltretutto, Leonella non rinuncerà a suo marito. L'ha sposato solo per suo figlio. Ma è sempre sua moglie. Lei è sua moglie, Nieves. E Leonella è combattiva. Non accetterà che le si porti via né suo figlio né Pedro Luis. Ciao. Ciao, Pedrito. Credevo che Pedro Luis fosse qui. No, non è rientrato. Pedrito, tesoro. Qui mancano dei giocattoli. Dove sono? Non lo so. Forse li avrò persi. No, li ho conservati io.
Perché, signora Delfina? Beh, perché sì. Perché era un'esagerazione. Oltretutto, Dieves Maria l'aveva detto, no? Questo modo di fare non è educativo. Al bambino non si devono dare tanti giocattoli, perché tanto poi non fa che perderli. Dove abita Nieves Maria? Voglio che mi dia il suo indirizzo. Mi dia il suo indirizzo, signora Delfina. Lasciami entrare. Dove sta Pedro Luis? Pedro Luis? Di certo non sotto il letto. E può rovistare anche negli armadi. Ci sono due tazze di caffè sul tavolino. Chi è stato qui con te? Chi ricevo non sono affari tuoi. È mai possibile che cerchi di rubarmi mio marito così sfacciatamente? Senti, ora gli sei stata finendo. Insieme a lui. Me l'hanno detto. Vi tenevate anche per mano. Io? No, non ero io. Ti giuro che non ero io. Allora c'è un'altra donna. Tu credi? Chi sarà? Seria, perché non parli anche tu? Dai, fai come me! Vale, ragazzi, ma che cazzo? No, che bella sorpresa! È una sorpresa bellissima! Oh, ti sei sai... anche tu, che bello! Ciao, papà, guarda chi c'è, papà! Guarda, sta papà! A sentire, c'è anche Fatima! Povero Marco! Ricci, vieni, guarda, come il sindaco! Ti sai, è un vero terremoto! Questo signore è... sai! No, Micetto, ma cos'è da chiamarmi tanto? Fammi un sorriso, senti che bella musica! Andiamo subito a casa! Sta ferma, andiamo subito a casa! Ma perché, Micetto, sei arrabbiato con me? Certo che lo sono, e anche tanto! Che ci fai tu qui? Non hai nessun motivo per stare qui! Ma perché ti sei arrabbiato così? E me lo domandi anche, su, andiamo a casa. Andiamo a casa, ho detto, andiamo, non discutere. Andiamo che ti devo parlare, muoviti, su, avanti. Ma cos'è successo? Oh, pazienza. Scusa un attimo, Trino. Prendi le chiavi. Quando vai via, chiudi la porta. Certo. Tutte e due le serrature, mi raccomando. Certo, sta tranquillo. A dopo. Siamo come due fratelli, io e Cayetano. Sì, certo. Cominciamo? No, ora devo andare via. Aspetta, cominciate, non riesco più a fermarmi. Mi dispiace, ma domani devo alzarmi presto. Non credi che voglia llorar. Ora ridi anche da sola. Ah, non è niente, stavo ripensando a una cosa. Ah. Ma che hai? Non ti ho mai vista così seria. Cosa è successo, mamma? Mi meraviglia tutto questo interessamento. Oh. Non ti sei mai preoccupata di tua madre, né di quello che mi succede. Oh, ma guarda come sei. Adesso che mi sto preoccupando, tu mi rimproveri. Mammina. Che bello. Mia figlia mi ha dato un bacio. Mamma. Sai, oggi sono davvero molto felice, sono molto contenta. E non posso sapere perché sei così felice e così contenta. Oh, non è niente di importante, non preoccuparti. E perché non vuoi che io divida con te la tua felicità e la tua allegria? Mamma, te l'ho già detto, non è niente, sono solo stupidaggini, sciocchezze mie. Mm. Mamma, a me sembra che tu abbia un problema molto serio. Non vuoi confidarti con me? Va bene. Sì, sono preoccupata, molto preoccupata. Non sarà causa mia, vero? No. Questa volta tu non c'entri niente. Si tratta di Leonella. E che cosa è successo a Leonella? Ha forse dei problemi coniugali? Sì. Mm? Figurati che questo pomeriggio, mentre eravamo in palestra, le hanno detto che... Che Pedro Luis ha una relazione con un'altra donna. Che lui ha un amante. Davvero? E allora, dove siete stati, tesoro mio? Siamo stati a casa di mamma Nieves. Tutta la giornata? No, la mattina loro due mi hanno portato a un parco di divertimento davvero bellissimo. E siete andati anche a mangiare fuori?
Buona pitufa. No, abbiamo mangiato a casa di mamma Nieves. Mi ha preparato... Lo sai che a me piacciono molto gli spaghetti, no? Sì, lo so. Lei mi ha preparato gli spaghetti. E sono anche andata a giocare in cortile con tanti altri bambini della mia età. Sai, mamma, mi sono divertito molto. Papà! Ciao! Finalmente! Ciao, cucciolo. Sei già pronto per andare a letto? È tardi. Mi benedici? Dio ti protegga. E alla mamma? Non vuoi dare un bacio anche a lei? Sì, certo, come... Dalle un bel bacione. Come stai, cara? Bene, io sto bene. Sai che ti ho portato della cioccolata? Che bello! Posso andare a prenderla, no, papino? L'ho data alla nonna perché te ne dia solo un pezzetto al giorno, perché sennò tu te la mangeresti in un sol boccone, Pedrito. Allora vado subito dalla nonna a farmi dare il pezzetto di oggi. Che cosa volevi sapere dal bambino? Perché ho sentito che gli stavi facendo molte domande. Ora ne farò una a te. Chi è la donna con cui mi tradisci? Voglio la verità. Hai un'altra donna? Dimmi qual è il suo nome.